Il turismo, ma anche la movimentazione delle merci, segna dati positivi nei traffici verso le isole maggiori, grazie anche all'apertura di nuove linee per il trasporto di passeggeri e mezzi, come quelle istituite dal gruppo Grimaldi tra Savona, Porto Torres e Cagliari. Di questo ha parlato con la nostra Francesca Siciliano, il presidente di Savona Terminal Auto, Giorgio Blanco. Che risposta state avendo a Savona Terminal Auto dall'istituzione della nuova linea Savona-Porto Torres? È una linea che ha avuto fin da subito, fin dal primo imbarco e sbarco, abbiamo avuto un gran successo. Già non dico a pieno carico, ma praticamente siamo già più della metà della capacità della nave. Quindi grande soddisfazione, grande impatto per la città è molto contenta di questa iniziativa. Per Savona è un punto di partenza importante perché non abbiamo mai avuto un collegamento con l'isola. Quindi per noi è un grande punto di orgoglio avere una linea che collega Savona con Porto Torres e Cagliari. E anche grazie a questa nuova tratta, Savona si può porre come alternativa ai traffici con le isole maggiori rispetto a Genova, risolvendo anche gli storici problemi di congestione autostradale che riguardano il capoluogo ligure. Sì, Savona ha una particolarità che è molto più facile da raggiungere, ha una buona capacità diciamo, di poter movimentare merci, nel nostro terminal abbiamo una buona mobilità, una buona versatilità, quindi questo unire merci con passeggeri sicuramente è un connubio di successo, quindi siamo molto orgogliosi, ripeto la parola orgogliosi perché siamo effettivamente orgogliosi di questa linea.